Il canto libero dei 45 ragazzi del centro ANFAS Rosa Blu di Chieti insieme alle operatrici del centro ieri alla Super Cinema. Un momento di confronto e conoscenza sull'attività dei ragazzi dell'ANFAS diretti dalla presidente Gabriella Casalvieri con il coordinamento artistico del regista Matteo Schiazza. L'evento, patrocinato dal comune e sostenuto dall'azienda Citra di Ortona, è stato caratterizzato anche da un'esibizione particolare con la lingua dei segni. La disabilità ha bisogno di visibilità, ma soprattutto ha bisogno di far capire a tutti che si può superare qualsiasi tipo di difficoltà. I nostri ragazzi dimostrano veramente che se seguiti, se amati, se rispettati, riescono a fare veramente tutto. Dire bravi è poco, sono stati assolutamente straordinari, sono straordinari ogni volta proprio che si cimentano in queste attività creative, artistiche. Devo dire che come ogni anno per loro proprio questo mondo così creativo, di movimento, di scambi proprio di relazioni attraverso la musica, il gioco, il teatro, tira fuori qualche cosa di assolutamente prezioso. E poi la canzone finale di Battisti, Il mio canto libero, cantata completamente, cantata e ballata da ragazzi con la lingua LIS. E quindi una cosa straordinaria, perché poi proprio attraverso questa canzone sono proprio riusciti tutti insieme, di diversa disabilità, non udenti, down e altro, insieme a tirar fuori un canto unico con la LIS, per, diciamo, che mette proprio in mostra la loro assoluta capacità.